la risposta. Certo, certo. Allora, eccoci qua, rientrati. Allora, Federico Linca, voleva intervenire. Sì, tornavo sulla questione dell'aggiotaggio, cioè di avere delle informazioni, diciamo, per cui sono punibili, appunto l'avvocato prima ha definito, da 1 a 5 anni. È chiaro che vi sono dei casi molto particolari anche in queste ultime banche di persone che sono riuscite a liquidarsi in anticipo. Tra l'altro anche nomi assolutamente famosi, mi viene in mente Bruno Vespa con Veneto Banca. Certo. Anche in Banca Etruria, chiedo scusa, anche in Banca Etruria, sono stati liquidati, certo, i patrimoni qualche giorno prima. Infatti, io credo che vi sia veramente un sentirsi presi in giro da parte dei veneti, dei tanti veneti che ci ascoltano, che hanno avuto problemi con le due popolari, pensando che queste persone, che tra l'altro insomma sembra che sia tutto a posto, ma io mi auguro che anche in questi casi vi sia la magistratura che indaga, insomma, possono capire esattamente in quale maniera hanno avuto questa possibilità di uscita, insomma. Del resto poi insomma sembra che le mogli poi abbiano acquistato anche, con la moglie di Consoli Vespa, abbiano acquistato anche una tenuta in Puglia, ma sono cose che giustamente la magistratura poi farà le sue indagini. Ma non solo, quando poi sento sempre Veneto Banca, mi viene in mente anche Denis Verdini, insomma, che tra l'altro è una stampella del Partito Democratico in questo momento al Senato, che anche lui aveva preso un prestito di 7,5 milioni di euro da parte di Veneto Banca. Cioè, tutto attorno alle nostre banche popolari, che erano le banche del territorio, hanno girato prestito, delle persone di prestito, non, di sì, prestito per il Credito Fiorentino, sì, ci mancherebbe, sì, sì, altro, una persona degna come Denis Verdini, giustamente no, dato. Non avevo capito, chiedevo prestito, conferma, un se prestito, era un prestito... Solo un prestito, Mazzaro scrive sui suoi libri, per cui insomma cerchiamo sempre di avere note corrette, perché si rischia sempre di poi essere querelati, insomma, e poi bisogna ricorrere sempre a un buon avvocato. Per cui le parole vanno sempre pesate. Nelle parole pesate c'è la dimostrazione che da una parte la giustizia fa il suo corso, dall'altra io qui me la porto dietro, perché con Don Torta, insomma, anche a Montebelluna, questa ha preso anche acqua sotto a Montebelluna, è una proposta di legge con la richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività illecita delle banche del nostro paese e dell'esercizio dell'attività di vigilanza di Banca d'Italia. Noi come 5 Stelle non l'abbiamo depositata ieri mattina, insomma, perché ormai i boi erano scappati, l'abbiamo depositata il 30 settembre del 2015, prima ancora del famoso decreto banche. Questa è depositata, abbiamo fatto più volte richiesta alla Camera e al Senato che potesse venire avanti questa commissione parlamentare d'inchiesta, e ancora non abbiamo avuto nessuna soluzione. Ecco, io credo che anche la politica possa fare dei passi avanti, anche perché io non posso sentire Consoli che chiede un'azione legale per poter avere i suoi 3,5 milioni di euro, insomma, che sono mancati nel suo portafoglio negli ultimi anni, visto che ne è assente. Io credo che i veneti abbiano, gli italiani in genere, ma insomma, visto che la comunità più colpita è quella dei veneti, abbia bisogno che i parlamentari, che la giustizia facciano il suo corso, per cui si possa anche partire da questa, che è una bellissima commissione d'inchiesta e una proposta assolutamente valida, che pregherei, insomma, anche il senatore Santini di portare avanti con noi. Assolutamente. Sentiamo cosa ne pensano. Santini, cosa dice? Sulla commissione aiutare... d'inchiesta ce n'è una anche al Senato che è in commissione, quindi io penso che verrà esaminata, quella è successiva ai fatti a novembre, insomma, quindi grosso modo siamo nella stessa epoca. Le commissioni d'inchiesta, come sapete, hanno un potere che è, diciamo, istruttorio, ma non ha poi grandi possibilità. Ma diamo segnale al Paese, però. Certo. Diamo segnale al Paese, portiamola avanti. L'abbiamo firmata, per quanto riguarda il Senato, l'abbiamo fatta all'unanimità e la stiamo portando avanti. E verrà. Tempi brevi, però. E verrà fatta. Essere lunghi. Sì, certamente. I tempi erano anche, come dire, degli eventi sono stati talmente rapidi che qualsiasi commissione non avrebbe avuto la possibilità. Purtroppo bisognava averla fatta prima, questo col senno di poi, lo diciamo, cioè prima, finché si formavano le situazioni anomale, erano state anche in parte denunciate in alcuni casi, però purtroppo non è stato possibile. Comunque su questo, sul fatto che tutto quello che è stato fatto sia nelle quattro banche, diciamo, che poi sono state oggetto del provvedimento di salvataggio, sia nelle due banche venete, deve essere assolutamente accertato dal punto di vista delle responsabilità. Su questo non ci piove, bisogna impegnarsi tutti in maniera diretta. Per quanto riguarda le altre questioni che venivano dette, certamente si può fare molto meglio anche dal punto di vista degli interventi, no, verifichiamo i conti. Adesso c'è un problema anche degli imprenditori. C'è un decreto adesso in Parlamento, proprio del Senato, l'ultimo che ho fatto sulle banche. C'è un problema anche che noi, come dire, se il sistema bancario non riparte,
Quindi se non vengono in qualche modo smobilitate le famose sofferenze bancarie, che però ovviamente hanno come dall'altra parte chi in qualche modo le provoca non rispettando gli impegni che si è assunto nel momento in cui aveva l'affidamento di un credito, noi siamo in una situazione in cui la macchina si ferma del tutto. Allora adesso questo decreto di cui si parlava, sono stimati i tempi per esempio per avere un procedimento, parlo di ipoteche, parlo di quello che blocca questi crediti, sono stimati 7 anni. La legge cerca di trovare una modalità, che ovviamente non è neutra, di portarli a 3 anni. Questo per esempio libera possibilità di risorse che ritornano poi come possibilità di credito per ulteriori, per altre persone, per altre possibilità. Quindi trovare la soluzione lì, no? Al netto delle ruberie e al netto delle, quelle che tu hai chiamato, sull'usura, quelle cose lì, trovare la soluzione lì non è una cosa che non si deve fare, si deve fare, poi è chiaro che sarà problematica, la esamineremo fino in fondo e troveremo tutte le forme che evitano che ci siano conseguenze, diciamo, su persone che hanno subito ingiustizie, però il sistema, un sistema bancario che funzioni, che sia serio, è un fondamentale, perché ecco, noi come sapete abbiamo una situazione paradossale, che abbiamo la Banca Europea che dà un sacco di liquidità alle banche, le quali non riescono assolutamente a metterli in moto perché i distributori, cioè le banche poi che operano sui mercati, sono intasati dal fatto che hanno le sofferenze e quindi non possono esporsi più di tanto, con il che, come sapete, offrono soldi a chi non ne ha bisogno, no, e però non ne danno a chi ne avrebbe bisogno perché stanno già in sofferenza. Una situazione che va sbloccata in qualche maniera, e quindi da questo punto di vista grande attenzione, ripeto, sulle responsabilità, secondo me pugno di ferro, anche se sono a livelli alti, e anche sulle inadempienze di Banca d'Italia ci vuole un forte segnale. Bene le commissioni d'inchiesta, facciamole. Bene anche troviamo una strada per sbloccare il sistema bancario, perché diversamente non riusciamo ad avere poi quegli effetti che l'economia si rimetta in moto, l'economia sana, e possa permettere anche di, da quel punto di vista lì, far riprendere un po' di fiato le stesse famiglie, le stesse imprese. Certo. Posso intervenire? Chiedo scusa. Io sto dalla parte del cittadino, no? Il cittadino dove mette i soldi? Allora, liquidità non può averne, perché sennò la mafia si ingrassa, ma io credo che il 99,9% dei veneti non sono mafia. Dove li mette questi soldi? Pochi, tanti che abbia. Dentro la banca? Ha bisogno di soldi, e la banca dovrebbe essere il gestore del liquido che arriva e a sua volta incrementa l'economia, no? Non lo fa. Mangia i soldi dei cittadini. Il cittadino dice, sono costretto, perché se vengono a casa mia e mi trovano con 5.000 euro, rischio più del direttore di banca che mi ha fottuto. Ma va, che roba! Ma c'è qualcosa di congruente? Mi pare che stiamo parlando di niente. Di fronte a dei fatti fondamentali come sono successi in questo momento, io dove metto i soldi? E mi viene detto, giustamente, attenzione, perché anche le banche non sono sicure. Ma scusate, io vado in banca, mi porto a casa i soldi, li metto sotto la mattonella, perché non posso farlo? Impedisce nessuno, professore. Come non impedisce? Non glielo impedisce nessuno. Sì, ma se io vado a comprare quei soldi contanti, non posso comprare niente. Ma chi l'ha detto? Come no? Cioè, segnalato immediatamente, arriva la Guardia di Finanza, glielo garantisco, io sono andato qui alla una cosa andare a pagare, una cosa andare a pagare, una cosa andare a prelevare. Sì, lei ha dei soldi. Se poi non riesco, non ho libertà di gestire il denaro, vuol dire che blocco l'economia. Sostanzialmente, che è il discorso che dicevano prima, se non c'è liquidità, diceva giustamente prima, i mercati si bloccano, limiti, perché ovviamente. Certe cose, io i pomodori non posso pagarli con un pagherò, no, con qualcosa, perché se vanno marci, se no questo si porta via la merce e io rimango senza niente, no? Quindi è un cambio reale, mi dai la roba, ti do i soldi e basta. Molti settori funzionano così, e forse funzionerebbero meglio. Dopo, signori, c'è la mafia,
e andate a cercare la mafia, perché non è che dovevamo pagare tutti perché c'è la mafia, eh? Perché non so se mi spiego, in Sicilia nel 43 è stata la mafia a far sbarcare gli italiani, non so se avete gli americani, non so se avete idea di che balla hanno tirato fuori e ancora ci credono. Il generale italiano ha ritirato l'esercito e ha fatto sbarcare gli americani perché erano in procinto di firmare il trattato. No, Vittorio Emanuele III era il traditore in quel momento, no? Certo. Ecco, e se sempre, quando c'è qualcosa, chi è che ha fatto sbarcare Garibaldi in Sicilia? Sì. La mafia, sì. Vi pensate che roba? Erano gli inglesi che avevano interesse che Garibaldi sbarcasse, allora sta mafia la mettiamo via, perché se no, attraverso la mafia menano tutti e tutti soffrono per la questione della mafia, no? Ecco, allora, siccome c'è un sistema che funziona, prendete i mafiosi, ma prendeteli una volta per tutte, fate una cortesia, perché tanto sapete dove sono, parlo a guardia di finanza, carabinieri, tanto sanno dove sono, se hanno voglia. Abbiamo avuto due magistrati, dopo non ne abbiamo avuti altri, Borsellino e Falcone, che hanno avuto coraggio di farlo, eh? E allora facciamolo, e dopodiché i cittadini sono liberi, perché se no noi siamo ingabbiati dalla mafia. Ma a parte questo, io vorrei che ci fossero delle soluzioni. Io voglio mettere i soldi in un posto e trovarli, non voglio neanche gli interessi, io voglio i soldi, metterli in un posto stato... e quando voglio, no il bail-in, non bail-in, perché se no parliamo come genovese. Si dice in genovese, è meglio lasciarlo perdere. Io metto i soldi là, dopodiché se io li investo in qualche maniera rischio, ma io non voglio rischiare i soldi. Seconda cosa, l'operazione che sta facendo la BCE è assurda. Abbiamo un'economia che non funziona, danno i soldi alle banche che stanno rubando, abbiamo visto, no? Attraverso aggiotaggi, attraverso tutti i meccanismi che le banche sanno mettere in piedi per fregarti i soldi, gli interessi, piuttosto che ti mettono degli interessi fuori del normale. Le spese. Bene, allora, scusate, perché do i soldi a questo? Alla banca che poi non li presterà perché non è certa di poter... Perché se no rischia? Allora, chi rischia a questo punto? Vogliamo vedere. E chi mette i soldi in banca? Non rischia la BCE, non rischiano le banche. Le banche, se prestano i soldi, li prestano agli amici. E quando saranno richiesti i soldi indietro, no? Dalla BCE, e dice no, li abbiamo pagati, ma l'amico, guarda caso, ha costruito, come è successo, una nave, uno stampo di nave, no, sul porto di, che non è una nave, però ha giustificato 50-100 milioni di euro di prestito. E allora tutte queste balle qua, direi che le banche non sono solide, ma dobbiamo solidificarle attraverso delle regole e dei controlli, perché se non controlliamo, ma questo la politica deve farlo domani mattina, non tra 10 mesi o 10 anni, domani mattina regole certe e pene certe. Si va a prendere il direttore di banca che ha fottuto l'invalido che era in ospedale, che gli ha fatto firmare una cosa, no? E gli ha portato via gli ultimi 100.000 euro, e viene messo nelle segrete italiane, quindi ponte dei sospiri, messo sotto acqua un po' di anni, e vediamo subito che le cose funzionano, perché sennò mi sembra che ci parliamo addosso in continuazione, allora bisogna far così, ma la commissione parlamentare, ditemene una commissione parlamentare, salvo quella della P2, e sappiamo quella signora quanto coraggio aveva, va bene, non si è mai scoperto nulla. Allora, forse perché una regola, c'erano le persone giuste, forse. Come? Dateci in mano questa commissione parlamentare d'inchiesta. La datemi del Movimento 5 Stelle, sì, vediamo che noi possiamo arrivare. Io non lo metto in politichese. No, ma non è politichese, è che se una ha funzionato, allora, perché c'era una signora, sette cittadini sani e facciamo commissione, una commissione vale. D'inchiesta parlamentare, che non ci siano i parlamentari, perché sennò si arriva da nessuna parte. Ma non credere, sai, non credere. Sì. Sono anche dei buoni parlamentari. È cambiato no, il mondo. No, tutti no, ma qualcuno forse non è neanche male. Fratellone, poi Belluno. No, sì, su questo concordo, nel senso che le commissioni parlamentari d'inchiesta non hanno fatto
nulla di epocale, se non magari ricostruire spesso a distanza di molto tempo fatti che erano stati sostanzialmente acclarati dai magistrati. Però se commissione d'inchiesta è giusto che vi sia, è uno Stato da, crea la commissione d'inchiesta per consentire alla popolazione di conoscere le carte che magari dei processi non si sanno. Secondo me è giusto che venga data in mano quanto la presidenza a persone dell'opposizione, e l'opposizione non manca attualmente, quindi non è un problema, capisco il meccanismo, non è un problema politico. Scusami. Di chi, allora io voglio capire perché quando la magistratura fa parte in quarta e comincia a fare un'inchiesta e mette in galera qualcuno, allora nasce la commissione. Ma scusate, sta gente tanto si sapeva chi era, cosa stava facendo, che la commissione parta, arrivi prima della magistratura e dice: noi facciamo questa cosa, guardi tutte queste carte qua che abbiamo messo insieme, le do alla procura di Roma, certo, e metteteli in galera, perché insomma mafia capitale era una cosa che girava, non era mafia, era mercato comune, era mercato, sì, tutti elevato, sapevano quello che succedeva, ma ditemi a Roma, questo il problema, che i biglietti i falsi sui biglietti, puttanata, dei biglietti tranviari di Roma, si sa il 30% va in tasca a quelli che fanno i falsi, no, ma quanto ci mettono a controllare? Però non quanto è fatto ci che mettono fosse, a fare dei biglietti che siano identificabili se metto un falso, perché ci sono dei sistemi, certo, dove se io metto una cosa non posso copiarli. Non è che forse perché c'è anche un'opposizione vera in Parlamento, forse finalmente, c'è forse qualche modifica anche al sistema. Io non vorrei tirare la formulata al magistrato. A 5 Stelle. No, io non vorrei nessuno. Che tutti dicessero certo cosa c'è da fare per cambiare le cose. Ma gli altri non l'hanno mai fatto prima. Che forse la gente di a casa cambiare. Pretende. La gente basta pretende, parole, sì. Vogliamo i fatti. Secondo me, stavo dicendo questo per un motivo, per una ragione, a prescindere da chi sta all'opposizione oggi o domani l'altro. Perché chi governa nel volgere di un breve periodo, poi assesta le cose, le migliora, ha le nomine su tutte le autorità, ha le nomine su tutti gli enti, compresi gli enti di vigilanza, quindi non ha un interesse a mettere in discussione le persone nominate da sé, buoni o brutti che siano, perché certo se li nomina immaginiamo che lo faccia in fiducia sulla convinzione che si tratti di persone che hanno una moralità e hanno delle capacità, però soltanto chi è all'opposizione ha l'interesse a scoprire chi ha le pentole. Questa era la valutazione, come dire, un contributo, uno spunto politico. Concordo col senatore sul fatto che l'Italia abbia bisogno di un sistema bancario solido, efficiente, che dà denaro alle imprese, che dà denaro al risparmio delle famiglie. Una volta stava scritto fuori dalla cassa di risparmio anche di Padova, e c'è ancora, che il risparmio è una virtù. Adesso non si riesce più a risparmiare, ma se non si riesce più a risparmiare è anche perché le tasse sono talmente alte che non si riesce più a far fronte. Se non vengono perseguiti i revisori, i periti, coloro che hanno valutato le azioni, io non conosco il dettaglio delle denunce, compresa la Banca d'Italia, ma è appunto i consigli di amministrazione e poi la vigilanza in capo alla Banca d'Italia. Le segnalazioni cioè, c'erano i vari soggetti, i vari step che a tutti i livelli, i revisori in primo luogo, i periti che hanno detto quelle azioni valgono 62, che valutazioni hanno fatto? Che dimostrino alla magistratura, sappiamo che ci sono le indagini aperte, quanto è attendibile la valutazione che fecero a quell'epoca, perché ne devono rispondere, perché poi il cittadino azionista di Popolare di Vicenza si costituirà parte civile in quel processo, ma e chiederà la condanna e chiederà i soldi. Perché stanno fuori e non vengono messi in galera? Perché se no stanno inquinando le prove. Questa è una valutazione che è rimessa ai magistrati. Molto più leggere hanno arrestato un sindaco. Poi concludo solo su questa faccenda delle banche. Il problema della Popolare di Vicenza, non so su Veneto Banca, è che le azioni non sono rivendibili. Cioè il cittadino se l'è presa nel boffice perché le ha comprate più o meno agganciate al mutuo, più o meno consigliato e storto con i falsi le dichiarazioni MIFID, eccetera. Ma non può ricollocarle sul mercato, non solo perché sono illiquide, cioè non valgono nulla,
ma perché non può fisicamente vendere perché non c'è la borsa dietro? Certo, cioè, certo, questo è un problema. Certo. Qui sì che dovrebbe intervenire il legislatore, consentire di rivendere quelle azioni. Basta un provvedimento. Un attimo solo. Quello che è rimasto adesso è poco. Ma domani accadrà con un'altra banca, certo, ancora, se non ponete rimedio. Certo. Allora, ieri sera noi abbiamo avuto ospite nei nostri studi, la trasmissione Primus Inter Pares, condotta da Giorgio Borile, il presidente del Veneto, Luca Zaia, azionista di entrambe le banche, e ha avuto modo di rispondere anche, abbiamo preso una breve considerazione durante il suo intervento, ascoltiamo. Mi chiedo, chi è che controllava? Cioè, qui sono mancati i controlli, o peggio, chi doveva controllare non si è accorto, vuol dire che non era preparato per controllare. Cioè, se noi passiamo da 60 euro a 0,10 centesimi, cioè non sai che... Cioè, vuol dire che tu hai valutato una roba che non vale niente. Cioè, da 60 euro a 0,10 centesimi. Assolutamente vero. Vuol dire che se portano lì me e lei a controllare, debbono dirci, guarda, sto tavolino qua e costa 60 euro. E dopo qualcuno ci viene e dice, no, costa 0,10. Cioè, allora se costa 0,10 è di cartone, che cos'è? Cioè, non è di legno. Forse non esiste neanche il tavolino. Forse qualcuno ci ha dato droga, qualcosa. O qualcuno se l'è portato via. O qualcuno se l'è portato via, non esiste più nulla. Cioè, lei capisce che è difficile dare una giustizia. Io lo dico da azionista, sa. Cioè, perché voglio anche dire, ripetere, che queste banche sono state gestite dal mondo, dalla società civile, dalle associazioni di categoria, ricordiamoci, o da illustri rappresentanti, che adesso non venga fuori che sia colpa della politica. Che è colpa della politica. La politica, anzi, hanno anche detto, guardi, io 3 anni fa sono stato attaccato nella mia banca popolare, la Veneto Banca, mia banca del mio territorio, io ero socio di tutte, sono socio di tutte le banche, non ero, sono socio e non ho venduto le azioni prima, e sono stato attaccato e ho detto, ma non varrebbe la pena che cominciate a pensare di fondervi? Apriti cielo! C'è il malato che cura il medico, e sono banche sane, noi non abbiamo... Dopo un anno è crollato tutto, però ripeto, da 60 o 39 come, o 40.5 come l'altra a 0,10, cioè vuol dire che noi ci abbiamo visto un film che non esisteva. È inquietante quello che accade. Una cosa inquietante, dice. Ma sì, ma, cioè, qui non è questo l'oggetto del contender, perché ci dovevano essere i controlli, abbiamo già detto prima, e non ci sono stati. E qui abbiamo anche il valore delle banche, che prima valevano 10 miliardi e adesso valgono 10 milioni. Quindi non è quello il problema. Il problema è che i controlli non ci sono stati. Ma io torno un attimo sulle sofferenze. Perché le sofferenze, stiamo parlando non di 8 miliardi, come 200. È la perdita sostanziale che c'è stata nell'ambito del Veneto, di Veneto Banca. Chi dice 200? Chi dice 80? Chi dice 360? No, 200. Va bene, il sottosegretario Zanetti sabato a Monteveluna ha detto 80. Diamo per buono i 200, stiamo parlando di 400 mila miliardi delle vecchie lire. Certo. Va bene. Diamo per buoni che 100 miliardi siano buoni. Va bene? Ecco, vuol dire che 100 miliardi noi riteniamo che non siano buoni. Abbiamo vinto una causa recentemente quando una sofferenza di 140 mila euro è stata ribaltata a favore dell'imprenditore, azzerando i 140 mila e portando a casa 180 mila. Questo è fuori discussione. Cosa vuol dire? Se non sono buone, non sono buone. Vuol dire che le sofferenze non sono buone. Io so per certo, e dico per certo, dico anche il nome e cognome della banca, che si chiama Banco Popolare di Verona, che è sede Verona, che adesso ha assorbito il Banco Popolare di Milano. Aspetta un attimo, Santini, che dico mi, dopo te parli di... No, è stata assorbita, sì. Assorbito, sì. Va bene. No, è il contrario. Ha assorbito il Banco Popolare, ha assorbito la Banca Popolare di Milano. La sede sociale è a Milano, ma il cervello è a Verona. Vabbè. 20.000 dipendenti. 2 milioni di clienti, io posso dire tranquillamente, per un arco temporale, lo dico a te e a lui che siete in Parlamento, che loro hanno praticato truffe e usure in tutti i rapporti bancari scoperti, tutti, e qui è un avvocato penalista e non ho bisogno di avvocati su questa cosa, perché li ho attaccati in tutti i sensi e non mi possono attaccare. Dopodiché ci sono le Camere di Commercio, va bene, che sono complici
li ho attaccati, ho chiesto le dimissioni del vertice della Camera di Commercio di Pavia, non hanno messo un trafiletto su, non me ne frega niente, lo dico qua, va bene, perché sono complici in usura, in anatocismo e successivamente in usura, perché all'interno dei propri usi, l'ho detto già da questi microfoni, avevano proprio la diversificazione dei tassi, trimestrale per le banche e annuale per i clienti. Questa disparità di trattamento ha permesso alle banche di fare colossali guadagni illeciti. Allora, beh, dico che chi ha in mano le leve del potere, cioè le camere di commercio, le associazioni di categoria, Confartigianato, va bene, d'accordo, però poi anche ogni singola associazione di categoria devono dire ai propri associati: signori, controllate i vostri rapporti bancari, non sono né certi né liquidi. Ma tutto lì. Ma cosa bisogna fare? Ma il sistema bancario, allora come si fa? Allora, il quesito che poneva prima il professor Casen, i soldi dove li mettiamo? Non ha importanza dove mettiamo i soldi. La maggior parte della gente non li ha i soldi, la maggior parte della gente ha bisogno di soldi per investirli, per fare attività produttive. Gli azionisti di Veneto Banca, piuttosto che quelli popolari di Vicenza, i soldi li avevano. Ma quelli li hanno già persi, quelli non li prenderanno più. È come quando fai conto di averli buttati in un rogo, quelli sono persi, non li prenderanno più. Lasciamo stare. E il problema si pone per chi aveva le azioni che garantivano i fidi, le ipoteche e cose, che adesso ci troveremo nei prossimi settimane, mesi, va bene, che ci sarà tanta disperazione. Parliamo di 300.000 ipoteche, vuol dire che in una popolazione di circa 5 milioni di abitanti in Veneto ci sarà circa un milione di persone interessate. Addirittura Zaia parlava di 3 milioni e mezzo di persone interessate sul Veneto di 5 milioni di abitanti. Stiamo parlando di 3 su 5, vuol dire siamo a livelli altissimi, vuol dire che ci sarà una disperazione e molto probabilmente dei suicidi di massa su questa cosa qui, e non possiamo perderci sui soldi. Auguriamoci di mi auguro, però purtroppo sarà così, perché non c'è via di mezzo. Qui ci sarà un crollo, il PIL del Veneto avrà un crollo, c'è già, ha perso 63 posizioni. Non l'ho detto io, l'ho detto il capogruppo. Però ci sono le azioni da fare, non è che non si può fare. Certo che ci sono le azioni da fare, ma ci sono le azioni da fare. Ma fin tanto che c'è Basilea 2, Basilea 3, per avere 10.000 euro di finanziamento bisogna fare 10.000 trafile, dopodiché il denaro, quando te lo danno a tassi di interesse, perché non sono poi i tassi di interesse che incidono, sono le spese, le commissioni, gli oneri e quant'altro. Certo, tutte le cose. Queste sono le cose che incidono, non il coso, perché è su questo che vanno, a moltiplicare. Noi abbiamo una sentenza del Tribunale di Venezia dove è stato riconosciuto il 622% di tasso effettivo globale. 622%, basta solo cliccare. Monte dei Paschi di Siena, Anton Veneta, condannata per usura. Va bene? Ecco, e viene fuori l'articolo dove ci sono stati fino al 622%. Benissimo, Belluco. Un'ultima considerazione, prego. Quindi non solo hanno mangiato il capitale della banca, ma anche quello dei soci. Perché oggi quello che appare, dice, hanno rubato la gente. No, hanno svuotato prima la banca e poi anche i soci. Quindi non sono i miliardi dei soci che mancano. Il più è quello che aveva in pancia la banca che si sono rubati. Certo, fratello, c'è una pronuncia del 2009 dell'Ombudsman bancario che ha sanzionato la Cassa di Risparmio di Ferrara per una situazione in parte analoga a quella di Vicenza. In base a questa decisione la banca è stata condannata, nei limiti in cui i soldi ci siano, a restituire, oltre che al capitale, anche gli interessi legali per aver violato l'articolo 21 del testo unico che riguarda la finanza e la banca. Questo non è un passaggio da poco, perché la Corte d'Appello di Torino ha confermato questo orientamento. Allora, accanto alle denunce penali e alle relative costituzioni di parte civile da parte degli azionisti truffati, estorti o vittime di aggiotaggio bancario o di truffa, insomma, a seconda delle fattispecie di reato che verranno ravvisate dalla magistratura e poi dai giudici,
c'è anche alla class action, perché si può fare l'azione collettiva a seconda dell'ipotesi, ci sono queste ipotesi di agire direttamente verso il garante bancario, che è una valutazione che merita di essere fatta. C'è storico? Se posso chiudere in questa maniera, si crea. Quello che io penso è che comunque credo che vi siano delle colpe, non si può dire delle colpi della magistratura forse per la politica, ma ognuno si assume un po' di responsabilità in questo Veneto. Non possiamo credere che abbiamo messo in ginocchio una struttura importante economica come il Veneto e nessuno si è accorto in questi anni della continua discesa di queste due banche o delle problematiche che potevano avere. Io tengo che forse è giunto il momento per i veneti di poter decidere se vogliono mantenersi in queste mani dal punto di vista della classe dirigente politica o economica che sia e nelle banche stesse, o se finalmente vogliono cambiare partendo dalle prossime amministrative. Santini. Ha lasciato anche a me un po' perplesso lo stupore del presidente Zaia, nel senso che sicuramente nella fattispecie del controllo non spettava quello interno ai conti delle banche, non spettava sicuramente alla politica, alla regione o alla politica in generale, però è chiaro che le banche vivono anche in un sistema di relazioni. No, non è che vivono nel vuoto pneumatico. Basta vedere insomma le fotografie che c'erano. Vivono in un sistema di relazioni e vivono in un sistema di relazioni anche che in Veneto è stato particolarmente stabile, diciamo così, no? Cioè nel senso che il presidente Zaia è stato prima vicepresidente, il presidente Galan è stato per non ricordo se due o tre legislature. Cioè. Presidente della regione, insomma i vertici sono stati sostanzialmente, questo era uno dei difetti gravi delle popolari, no, immodificabili nel tempo, insomma 20 anni eccetera, quindi voglio dire sostanzialmente adesso cadere dal pero è francamente un po' inaccettabile. Dopodiché c'è il problema serio che le banche devono funzionare meglio, su questo non c'è dubbio, che Banca Italia deve avere una funzione che non ha esercitato, e io le relazioni le ho guardate che fa Banca Italia. Sono relazioni che ci sta dentro tutto, come ci sta dentro anche il non farlo, e questo ha permesso, questa sorta di opacità ha permesso anche ad amministratori poi, come dire, scorretti, perché questo è il minimo che si può dire, se non di più, di fare quello. Quindi, ecco, tornando alla politica però, le conseguenze sono talmente di sistema che è bene anche che qualche responsabilità in più chi ha avuto le leve perché, in questa regione dovrebbe prendersela. Anche perché c'era la fila in tanti momenti per poter baciare la mano con Fiorentini, che adesso questo. Non ci prendiamo più il sedere tutti e nessuno sapeva nulla. Per cui alla fin dei conti vi sono anche delle responsabilità legittime, perché i cittadini veneti hanno diritto di poter dire anche che vi sono delle colpe morali. Certo. Poi sulle amministrative insomma non è che c'entrano molto con questo fatto, perché diamo un segno, cioè, iniziamo a dare un segno, secondo me la buona amministrazione vale nel grande comune come nel piccolo comune, qui stiamo parlando di politica anche che aveva delle altre finalità. Comunque non voglio polemizzare, prima accennavo una questione della riforma delle banche, volevo passare la parola al professor Casen, ne abbiamo già parlato, il fatto che gli istituti di credito potremmo avere istituti di credito dichiaratamente commerciali o dichiaratamente finanziari, sì, no? Cioè bisogna che dicono che cosa fanno. Il mondo è cambiato. La vecchia banca di una volta, le regole non ci sono più. Bisogna fare una banca dove è il salvadanaio, ci metto i soldi là, poi da questo salvadanaio tiro fuori dei soldi e rischio. Mi va male, colpa mia, non sono stato attento, o la sfortuna è dalla parte mia, se mi va bene guadagno e li rimetto nel salvadanaio. Questo è il problema, è una cosa semplicissima, ma da fare domani mattina, non è che mi occorrono 100.000 anni. E su questa cosa lo può fare il Parlamento e il Governo, ma certo, dovrebbero fare. Abbiamo avuto due esempi però, secondo me, che vanno su cui riflettere. Allora, più o meno sono almeno 10 anni, a meno che ricordi io, che a livello europeo si dice attenzione, i sistemi sia delle banche popolari sia del credito cooperativo vanno riformati, no? Lo dicono, ci sono tutti. Allora, cosa è successo? Il credito cooperativo si è autoriformato e poi il governo sostanzialmente ha recepito, più o meno con qualche cambiamento forse anche non opportuno, comunque ha recepito la riforma interna, ed è un sistema che potrà continuare con una logica un po' più di sistema e un po' meno di banca proprio localistica e completamente. E quella è una soluzione. Le banche popolari non sono riuscite ad autoriformarsi come era previsto, e si è protratto troppo nel tempo questo fatto, è diventato di dimensioni molto alte, tant'è che la legge, come sapete, diceva sopra gli 8 miliardi
no? Certo, si, si doveva trasformare prima in SPA e poi in borsa, quindi sopra gli 8 miliardi, cioè una roba notevole. Ma tra l'ultima e la penultima, tra la 9 e la 10, c'era un salto abbastanza importante in quel decreto. Tra l'ultima, che era la penultima, che tu l'hai fossata tirata dentro, insomma, a proposito, perché era in difficoltà. Poi dopo comunque è stata... Papà della Boschi, la Boschi, sì, però dopo di Arezzo. Su questo però avete fatto una polemica, secondo me, che non esisteva, perché c'è stato poi c'è stato un atteggiamento sulla, su quella banca che è stato assolutamente simile alle altre, quindi non credo che ci sia... Forse è stata commissariata e sanzionata. Forse perché è merito nostro, altrimenti poteva passare via dritta anche... Beh, è venuto prima però del vostro intervento, cioè adesso onestamente il commissariamento eravamo è venuto in prima. Bilancio insieme. Cioè, l'intervento che è stato fatto in Parlamento, la sfiducia al governo, eccetera. Dopo gennaio è tutto quella. Successivo, sì, ma il commissariamento è venuto Avete prima. Avete inserito il decreto legge all'interno della legge di bilancio, eh? Sì, ma non quello del commissariamento, no, del consiglio di amministrazione del papà della Boschi. Sì. Quello è stato fatto un anno e mezzo prima. Un anno e mezzo prima. Perché l'ultimo all'interno con le decreto banche. Certo, perché se no succedeva, siccome c'era il bail-in, succedeva quello che succedeva, cioè l'abbiamo fatto per salvaguardare creditori e il sportivisti, corrente. Persone sì, che lavoravano. Le persone che lavoravano, le imprese che avevano avuto i crediti, cioè se no diventava che quel salvataggio invece che a carico del sistema bancario era a carico, degli utenti, diciamo. Quella è stata una cosa positiva, ma il fatto del commissariamento del consiglio di amministrazione dove c'era il papà della Boschi è stato fatto un anno e mezzo prima da questo governo, quindi insomma non è credo che sia accusabile da questo punto di vista di chissà quale favoreggiamento. Poi altre cose io non posso conoscerle, forse non le conoscerà nessuno, ci saranno anche lì magistrati che indagheranno se ci sono profili. So che sono stati sanzionati entrambi, sia diciamo il direttore sia il presidente, per motivi anche proprio di azione bancaria, quindi insomma secondo me non sono stati due pesi e due misure, però si sono fatti interventi sul sistema bancario. Secondo me il sistema bancario che uscirà da questa tempesta sarà, non sarà sicuramente ancora perfetto, ma sarà un po' più stabile di quello che c'era due anni fa, tre anni fa. Certo. Il professor Casen voleva aggiungere ancora qualcosa? Allora, una delle cose è che parliamo solo delle popolari, ma ci sono anche altre banche. Monte dei Paschi di Siena non è una popolare, e abbiamo visto. Poi c'è anche la Carige, e poi c'è anche. Quindi abbiamo visto che a suo tempo è intervenuto direttamente il Presidente della Repubblica per salvare questa banca, perché se non sarebbe stata una, credo fosse la sesta banca d'Italia, sarebbe stata una catastrofe epocale. Quindi bisogna che ci siano delle regole bancarie. Seconda cosa, la Banca d'Italia non è la Banca d'Italia, ha finito di fare la Banca d'Italia, è la banca delle banche, perché è interamente posseduta dalle banche, quindi il controllore è controllato dai controllati, quindi non serve a niente, è inutile che ci diciamo la Banca d'Italia non ha fatto quelle cose, perché non poteva farle, perché se io ho un dipendente, controllo un dipendente, lui sicuramente, salvo che non sia matto, farà quello che gli suggerisco di fare io, no? E allora siamo in Italia, le cose non devono andare in questa maniera, devono andare in tutt'altra maniera. Poi su questa questione abbiamo visto come le banche, entrando nella Banca d'Italia, si sono presi anche quote di denaro e di fondi della Banca d'Italia, questo era oggetto di un'altra trasmissione. Allora, bisogna che ci siano rapidamente dei cambiamenti, e li possono fare solo il Parlamento, il Senato, la politica, i partiti. Ma diano segni che le cose devono cambiare, dicendo da domani mattina le banche devono stare così e il controllo, inventatevi un altro sistema, non sarà più della Banca d'Italia, perché la chiamate la banca delle banche, la Banca d'Italia è un'altra cosa, creiamo la Banca d'Italia che controlla le banche. Bene, insomma, possiamo dire che la politica batta un colpo in questo senso, sulle banche. Grazie a Salvatore Frattallone, sulle banche. Giorgio Santini, Alfredo Bellucco, grazie di essere stati qua, grazie al nostro direttore, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, ci vediamo venerdì prossimo, buona serata, buonanotte.